Sapete che alla Altec di Torino c'è la vasca a immersione per l'addestramento degli astronauti più grande d'Europa? Ecco, nella vita di tutti i giorni, se abbiamo bisogno di uscire per prendere una boccata d'aria, non c'è problema. Ma nella Stazione Spaziale Internazionale questa operazione non è poi così banale. Se non altro, perché se abbiamo bisogno di una boccata d'aria, forse è meglio restare dentro. Le passeggiate nello spazio sono l'attività più pericolosa, ma anche più emozionante della vita di un astronauta. Ma se non avete esperimenti da fare o lavori da portare a termine, peraltro concordati con largo anticipo, nessuno vi farà uscire solo per divertirvi. Per uscire in sicurezza bisogna indossare un'ingombrante tuta spaziale, che sulla Terra peserebbe oltre 100 kg. Non è molto comoda e non permette grandi movimenti, ma l'alternativa non sarebbe di certo piacevole per nessuno. Ora seguitemi e vi mostro qualcos'altro. L'acqua è il migliore elemento in cui testare l'assenza di gravità, soprattutto per le passeggiate spaziali. Quando finalmente il portellone della stazione spaziale si apre, anche per gli astronauti più esperti e addestrati, il cuore inizia a battere forte. Immaginatevi insieme a voi la scena. Ben ancorati alla nostra zattera di salvataggio, grazie a dei cavi che presto diventeranno i nostri migliori amici, tra un'operazione e l'altra potremo fare l'esperienza più bella della nostra vita. Guardare la Terra scorrere sotto di noi a 27.000 km orari. Una gemma azzurra immersa nel buio dell'universo. È un'esperienza che molti astronauti definiscono unica. Ma quanti di voi avrebbero il coraggio di farla sul serio? E chissà se è possibile prendere appunti in un ambiente di microgravità. Sicuramente avremo occasione di scoprirlo. Di certo sappiamo che una normale penna non funzionerebbe. E ricordatevi, è lassù che si scrive letteralmente il nostro futuro.